Sono Alessandro Ercicorria. Io sono Andrea, detto il Bongo. Sono Gianluca, il Tanghero. Sono Giacomo Vulcano, detto Lidio. La persona adatta ad ogni evenienza. Infatti mi hanno detto quale presidente dell'associazione. La Mongol Rally è una gara non competitiva che si svolge ogni anno dal 2004. Parte da Londra e arriva a Ulan-Ude, in Siberia, dopo aver attraversato la steppa mongola. Ogni team da regolamento deve raccogliere almeno 1000 sterline da devolvere in beneficenza. I veicoli devono essere sotto i 1000 di cilindrata, preferibilmente scassati. I miei compagni di squadra sono le persone meno affidabili con cui poter fare un viaggio di questo tipo. Sono sicuramente una pessima compagnia. Sono fantastici, con loro ho fatto 1000 avventure, non farebbero mai a meno di me, perché sono i più simpatici, chiaramente. La partenza sarà da Milano. Partiranno solo il Cicoria e l'Indio e da lì andranno a Londra, dove c'è la partenza ufficiale del rally. Io e il Bongo saliremo a Istanbul e da lì inizierà l'avventura vera. Di simile al Mongol Rally c'è solo il Mongol Rally. È la prima volta che affronto un'avventura del genere. Una volta sono stato per 26 ore in un autobus. Sono stato a Livorno nel 2008. Anno pazzesco. Da Istanbul attraverseremo l'Iran e il Turkmenistan. Prenderemo la Pamir Highway, che è la seconda strada più alta del mondo, e ci addentreremo nel Kazakistan. Una volta lì, prenderemo la Mongolia e arriveremo in Siberia. Mongol Rally è una gara a scopo di beneficenza e in particolare ogni team è tenuto a raccogliere almeno 1000 sterline da dare ad associazioni benefiche. In particolare una è legata alla Mongol Rally e si chiama Cool Earth e il suo scopo è proteggere le foreste pluviali nel mondo, soprattutto in Amazzonia, soprattutto in Perù, ma anche in Centrafrica, quindi Repubblica del Congo, e in Indonesia, quindi in Oceania. Ha un approccio abbastanza diverso dalle altre associazioni, ovvero non si occupa di comprare terre o difendere attivamente queste foreste, ma il suo scopo è quello di dare più forza e sostenere le popolazioni locali. In questo modo loro diventano i difensori delle foreste. I Carbonara Mariachi hanno deciso di sostenere l'associazione di volontariato J-Nepal. Si è creata questa associazione in seguito al violento terremoto dell'aprile 2015. Ho potuto toccare con mano l'attività svolta da questa associazione, dai volontari di questa associazione, che sono per lo più ragazzi nepalesi. Si sono occupati per i primi mesi di dare una mano a costruire delle abitazioni temporanee a tutte le famiglie che non avevano un posto dove andare a vivere. In quest'ultimo periodo si sta occupando della ricostruzione del villaggio di Bodgaon a est di Kathmandu, completamente raso al suolo dal terremoto, non raggiunto dagli aiuti economici del governo perché è considerato abitato da una casta inferiore. E quindi in questo momento si sta completando la costruzione di una scuola, di un piccolo centro per i bambini e di un ospedale. Mi preoccupa di più la frontiera col Turkmenistan e i ragni nel furgoncino. La cosa di cui sono più preoccupato in assoluto è la tenuta del mezzo. Se rimaniamo a piedi in Mongolia non so esattamente come dovremmo fare. Saremo molto stretti e che i sedili non sono molto comodi, quindi ci verrà molto mal di schiena. Non sono preoccupato di nulla, riusciremo sempre a cavarcela. Dormiremo male, mangeremo peggio, litigheremo, però alla fine avremo qualcosa da raccontare.